Salve, fratelli e sorelle bianconere. E non, addirittura. E benvenuti in un nuovo video. Allora, almeno auguri di buona Pasquetta a tutti, che il giorno dopo Pasqua già vi ho fatto un video quando ho fatto scoprire già i regali. Adesso ve lo faccio vedere. Anche da vicino. Ecco qua. Se lo vedete bene. Due evidenziatori. Questa è la prima scritta è fino alla fine. Poi quell'altro lo stemma della Juve. Poi quell'altro. Un regalo. Questo è stato un regalo a tutti i miei tifosi della Juventus che mi seguono anche. Guarda, vi voglio bene a tutti. Detto questo, dopo che vi ho fatto vedere i miei regali anche da vicino, passiamo subito nella situazione Juventus, di cosa sta succedendo, ragazzi. Allora, io ho visto su OneFootball che Pirlo rischia l'esonero. Allora, ragazzi, innanzitutto dovete scaricare l'applicazione OneFootball perché è la miglior app per seguire tutto il mondo del calcio. Io già ce l'ho OneFootball, ragazzi. Inutile che state a chiacchierare. Allora, perché Pirlo rischia l'esonero secondo voi? Perché vedo che i risultati non arrivano. E si sta vedendo, perché vedo che è una squadra che non ha né un carattere né un mordente, guarda. È davvero molto triste vedere questa Juventus di com'è ridotta male, purtroppo. Allora, ragazzi, mercoledì alle ore 18:45 ha una partita molto molto importante contro il Napoli, perché è la partita di recupero, aspetteranno. Allora, se non dovesse vincere contro il Napoli, la Juventus, Pirlo sarà esonerato, ragazzi. Spero che saranno promesse del presidente Agnelli, quella al mio vedere, guarda. Al suo posto vedremo il ritorno di Massimiliano Allegri. Allora, fatemi sapere qua sotto nei commenti cosa ne pensate del ritorno di Massimiliano Allegri. Allora, mi ricordo che io l'ho ringraziato con tutto il cuore Massimiliano Allegri nella stagione 18-19, a maggio 2019, da quando ero per la prima volta su YouTube. Allora, il mio pensiero, allora. Dico questo. Primo. Massimiliano Allegri ha esperienza a livello di allenatore. Secondo, non ha una mentalità europea, perché mi ricordo che ha detto: abbiamo perso a Cardiff perché il Real Madrid ha difeso meglio di noi. Se vai a dire o a un Klopp o a un Guardiola del genere o a un Ten Hag, ti ridono in faccia, bello mio, ti ridono in faccia. Allora, Agnelli ha incontrato Massimiliano Allegri. Perché? Perché Agnelli vedo che è stato il primo colpevole a mettere in panchina un principiante come Pirlo. Io vi dico la mia. Io su un allenatore inesperto non l'avrei mai puntato. Come? Tu perdi col Benevento, tu perdi con la Fiorentina. Perché sono risultati non da vera Juventus, quello che sto vedendo io, sia ben chiaro. Se la Juventus non dovesse arrivare tra le prime quattro in Champions League, sarà un ridimensionamento totale, belli miei. Dico solo questo. Ok, ragazzi. Ho visto che Dybala, Arthur e McKennie sono tornati in gruppo dopo un festino del genere. Vedo che non accadrà più, guarda, ormai è passato. Ragazzi, mi mancano solo 3 iscritti ad arrivare ai 700 iscritti, manca poco.
Io spero che il video di oggi vi sia piaciuto. Vi invito che lasciate un like al video, commentate qua sotto, condividetelo, iscrivetevi al mio canale YouTube se ancora non vi siete iscritti. Se siete appena iscritti, cliccate la campanella per ricevere le notifiche su tutti i miei prossimi video che usciranno. Seguitemi su Facebook e anche su Instagram. Sempre per lo stemma si ama, e non per i giocatori, ragazzi, e né per l'allenatore. Sempre forza Juve, ragazzi. Ciao belli.